Greta Thunberg, questa ragazzina di 15 anni, affetta dalla sindrome di Asperger, che parla davanti alle telecamere, ai politici, ha incontrato il Papa, in una scena dove sembrava Angela Merkel, con uno sfondo azzurro ed una bandiera, tanti microfoni davanti, sembrava una leader politica, con frasi del tipo: avete dei figli e dite di amarli, ma in realtà state ancora facendo del male al pianeta. Questa parla di clima, di cambiamenti climatici, di cose. E guarda caso, hanno usato una persona malata, una persona con una malattia rara. Così a nessuno verrà in mente di parlarle contro, no? Perché altrimenti qualcuno potrà dire: ma no dai, poverina, è malata. Tutto creato ad hoc. Beh, pensate che i media spendono 3.500 euro al secondo per apparire con le loro trasmissioni sui network. 3.500 euro al secondo per dare le loro notizie, le loro cose, i media sui network. E solo perché questa ragazzina salverà il pianeta, si è svegliata lei, allora guardate come brava, vuole salvare il pianeta. Io sento puzza di non dico che cosa. Una mattina lei si è svegliata e si è messa a fare politica da sola per salvare il pianeta e bla bla bla. Dai, se voi credete davvero che lei si è svegliata per salvare il pianeta una mattina, io vi invidio, perché siete talmente dei sognatori da non poter pensare che questa Greta Thunberg, sto leggendo, non è altro che l'ennesimo strumento di sistema. Sì, uno strumento di sistema, the perfect system tool, per dare la speranza a miliardi di persone che ormai, visto come sta andando il mondo, hanno perso ogni aspettativa. Questo è l'ennesimo teatrino di massa, ragazzi, per allontanare la gente dalla realtà, per tenere la gente soggiogata al potere di pochi a scapito di molti, ragazzi. E tra qualche tempo la vedremo forse come autrice di un mega bestseller dal titolo Salviamo i gorilla gay in Congo? Ma non diciamo cazzate, non diciamo cazzate, va. Lei è la perfetta talpa inconsapevole, il perfetto strumento di sistema. E noi dobbiamo continuare a dormire.